e intensificati i controlli da parte degli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, sezione volanti della Questura di Salerno, unitamente a personale della Polizia Municipale di Salerno, per arginare il fenomeno della prostituzione, soprattutto nella zona industriale della città. Hanno interessato il litorale salernitano tra via Generale Clark, via Salvatore Allende e via Werner fino ai confini territoriali con il comune di Ponte Cagnano, luoghi in cui abitualmente si posizionano lungo le strade donne per la maggior parte straniere dell'est europeo provenienti dalle province del Napoletano e del Casertano, dedite alla prostituzione. Sono state elevate sanzioni amministrative a 7 prostitute ed un cliente in base all'ordinanza sindacale del 2 luglio 2018. Agli uffici della Questura di Salerno sono state richieste le emissioni di misure mirate a impedire alle 7 donne controllate di far ritorno nel comune di Salerno. Controlli anche nella zona di Eboli e Battipaglia con i carabinieri, polizia municipale, guardia ambientale e protezione civile di Eboli. Elevate 650 euro di sanzioni comminate e tolleranza zero al triste ed incivile fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sulla strada provinciale 175, la Litorania. Tutti i contravvenzionati sono risultati residenti nei comuni di Napoli, Campagna e Capaccio Pestu.